Insane e bentornati, siamo qui oggi su Viva 16 con la modalità draft, pronti a perdere per la 12ª o 13ª volta. Ultimamente raga le cose non vanno molto bene, anche perché stiamo vincendo più del dovuto. Ma prima di cominciare il draft volevo mostrarvi l'ennesimo tutorial del canale, ovvero come osservare meglio la corteccia. Ovvero voi andate davanti a una pianta, possibilmente una pianta con la corteccia. Andate davanti, guardate appunto la corteccia di questa pianta e dopo averla guardata... Ok raga, non sono molto esperto di cortecce, cercherò un esperto e poi rifarò il tutorial. Ma non perdiamo tempo a craftare babbucce d'oca, io direi di cominciare subito il draft e vedere quale modulo ci propone. Dunque abbiamo un 4-1-4-1, un modulo che non ho mai utilizzato, forse sì ma non mi piace moltissimo. Abbiamo il 5-3-2 che l'ultima volta è andato veramente male. Abbiamo il 4-3-3 di contenimento raga, che potrebbe essere il nostro modulo. Abbiamo un 3-4-3 in linea, un 4-2-3-1 per tu fate duetti. Io raga direi di fiondarci subito sul 4-3-3 di contenimento, anche perché raga essendo un contenimento, un secchio praticamente raga, ci stanno più giocatori e abbiamo più probabilità di trovarli buoni. Penso di no. Dunque raga, vediamo subito quale capitano ci propone, sperando non degli scarafaggi. Abbiamo Neymar e Ronaldo. So che la barba caprina di Musacchio vi attira, purtroppo io non lo prendo perché come attaccante centrale abbiamo Coutinho, abbiamo Costa, abbiamo Griezmann, Dybala e Jonas. Sono indeciso tra Griezmann e Dybala, anche perché io comunque raga Hulk me lo ricordavo verde. Questi sono banane. Vediamo come centrocampista chi abbiamo. Abbiamo già raga doppietta di Totti, Totti Pogba e Totti Modric. Abbiamo anche Iniesta che è ottimo. Pogba deve essere un mostro, purtroppo non mi fa intesa, quindi direi proprio di lanciarci su Modric. Senti, raga è abbastanza sculato sto draft. Abbiamo Jokic e eccolo qua, insomma, cioè traduciamolo un po' in lingua non buona. Abbiamo Della Bella che vabbè raga sembra il tizio del Conan. Abbiamo Bok. Raga, è un quadrato con un ciuffo di capelli in testa. Io gli altri non li guardo neanche. Bok è il nostro uomo, assolutamente. C'ha anche la skill speciale che spaventa gli avversari. Vengo a dormire a casa tua, eh. Come portiere, come al solito, speriamo nel santone. Abbiamo Hit, vabbè, questo qua. Abbiamo Lux, abbiamo Consigli, Villar e Caballero. Ah, Caballero lo escludiamo perché essendo pelato potrebbe, insomma, abbagliare con la sua testa i nostri difensori e renderli più stupidi del pilo di prosciutto. Quindi, raga, direi di prendere Consigli anche perché dovrebbe essere piuttosto buggato. Secondo me, raga, gli hanno fatto una colonscopia con una ragosta. E lo credo bene. Questa è appunto la squadra finale, raga, è piuttosto buona. Abbiamo 82 di intesa. Speravo in qualcosa di più, anche perché ho visto che sul draft conta soprattutto Mango. In panchina abbiamo anche dei ladri di capre, quindi non c'è da preoccuparsi. Adesso, raga, c'è il momento più brutto del draft, ovvero la scelta dell'allenatore, che 9 volte su 10 ti fa venire le coliche agli occhi. Direte, cosa sono le coliche agli occhi? Non lo so. È come burro per Miracle Blade 3. Per favore della BBVA, almeno dammi lo spagnolo. 89, 84, 80 la valutazione. Eccolo raga, ora potete ammirarlo, potete stare qua a guardarlo come vi ho insegnato a fare con la corteccia. Il nostro meraviglioso storico, 3 vittorie e 11 sconfitte. Quando mi dissero ero totalmente... La squadra promette bene, ok, non c'è il padre eterno e il nostro allenatore non ha il doppio mento. Ma comunque speriamo che metti un zizi sia andato a pascolare le sue capre, che non sia a infestare questa partita. E quindi ora direi di non perdere tempo e di andare a cercare subito il nostro avversario. Per prendere delle bastonate, insomma. Avversario trovato, siamo contro Bordo SC con una squadra, con un venditore di fusili abusivi, quelli che si trovano alla stazione della metro. C'è chi non va alla metro e trova uno che prepara i fusilli. Ragazzi, siamo fortunati perché con portiere a Napas, che è famoso perché piuttosto che prendere le palle sta a prendere le mosche, come vedete nella foto. Pressione, Neymar infermabile, con le skill, sempre lui, Neymar, li salta tutti, ancora Neymar la butta dentro! 1-0, terzo minuto, primo tiro, primo gol, ragazzi, Neymar è un mulo! Cannella! Mi strangolo con la pasta scolata dopo essere stata fatta, porca... Bravo portiere, raga, il portiere sembra buono, ma fate qualcosa, per l'amor di Dio, ma devo darvi un cotechino per prendere la palla, andate sotto!
Evidentemente sì. Messi, ancora lui, sguscia come i topi nei granai. Ancora Messi, imprendibile. Messi, sulla fascia, Messi. Dai, mannaggia te, i topi, bravissimo. Recupera, Messi, ancora lui. Prova il tiro. Raga, comincio ad avere un mal di gola della Madonna. Bellissimo, Messi, ancora lui. Intercetta, Messi, c'è visto andarsi di persone. Lo sdraia, prova il tiro sul secondo palo, lo mette dentro. Lionel Messi sul suo palo lo punisce. 2-1 il risultato, 38esimo. Ritroviamo il vantaggio con Lionel Messi, con lo sbaglio del suo portiere. A pare che su FIFA le ha fatto un naso che fa provincia. Hernandez a giocare Messi, controlla con il sombrero, Messi ancora lui, cerca di liberarsi, Messi imprendibile, ancora Messi, rosso, rossissimo, Matthew, cioè la madre che è una baldracca. Vai Ronaldo, Messi adesso, vai Ronaldo, 3-1, 44esimo, Cristiano Ronaldo dopo la morte di Lionel Messi la risacca. Non mi era mai capitato di dominare così un draft già nel primo tempo. Quando mi dissero questi tartufi te li devi infilare nel culo, ero totalmente euforico. Ok, era finito il primo tempo, stiamo vincendo 3-1, 7 tiri, 6 in porta per noi, 5 tiri, 2 in porta per lui. Abbiamo minor possesso come sempre. D'altronde la squadra non si comporta male, in più di un'occasione avrei strangolato Krikoviak e Hernandez. Ma vai sotto ma raga, ma cosa, ma perché sta fermo questo? Non lo so raga, cos'è un tronco, porca mignotta. Raga, il portiere è un mostro, cioè non lo so, questo se gli arrivava in faccia gli faceva. Non fai gol, vero? Vero che non fai gol, porca mignotta ladra, devo stare zitto tutte le volte, me le gufo. Questo si è incazzato tutto ad un colpo, andate sotto, difensore inutile, non c'è. Io muoio, cioè raga, io ci vado veramente di brutto. Vado a cercare Modric, Modric, controlla, prova il tiro, giro, butta la. Paolo, mi passi l'olio? Uno check, senti. Contro Ronaldo, ci vede il fisico da bue, porca mignotta, prendi la palla. Ma Ronaldo, tira la. Vola, 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 vola la primaia. Signor Maggi, il grande commerciante di tartufi. In progressione, Ronaldo, contro lui, rossissimo. Rosso, Matthew, questo è rosso. Cioè, raga, me li sta uccidendo tutti, non so quanti gialli abbia preso questo. Rosso, giallo, qualcosa. Ecco, bravo, Matthew, cioè, vabbè. Era rosso, comunque. Questa è la famiglia di patata. Vado a cercare Neymar, Neymar, controlla, cerca di ingannare il suo giocatore. Ancora Neymar, Neymar, sempre lui, si lancia in avanti. Neymar, sempre lui, a cercare di Ruben Pardo. Non riesco più a parlare perché tra poco muoio qui praticamente. Ruben Pardo, ancora lui, con le skill. Ruben Pardo, a cercare Neymar, rosso. Cioè mi ha tirato un puntonazzo nelle palle. Cioè, come minimo. Shock. Ok raga, partita finita, la portiamo a casa 3-1, cioè non lo so, non so cosa stia succedendo ultimamente. Stiamo vincendo più draft del previsto. Meglio ricapo Consigli, raga, un ottimo portiere. Non pensavo raga, ma la squadra gira piuttosto bene. Bravo, 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 bravo. 12 tiri, 9 in porta per noi, 10 tiri, 4 in porta per lui. 48% di possesso, nonostante la presenza di Matthew Zizi, siamo riusciti a vincere. Otteniamo la prima vittoria nel draft, non sono mai andato oltre la seconda, speriamo sia la volta buona. E raga, nel prossimo episodio, oltre che a portarvi il tutorial sulla corteccia, vi mostrerò anche il miglior metodo per spennare una gallina. Cioè raga, sono cose comunque chi non vorrebbe mai imparare a spennare una gallina nel corso della propria esistenza. Io. E quindi ragazzi, direi che questo video possa terminare qui. Se vi è piaciuto, invito a lasciare un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, se vi piace, cosa lo dica fare, che alla fine non si capisce niente. Quello Flame dal draft stranamente vinto, per forza, non c'era la nutria, per forza si vince. Da Matthew Zizi che oggi ci ha scrippiato poco, anche se poteva dare un qualche rosso in più. È tutto, bella rega. 'Cause I'm a freak.